mercato della droga, che qui arriva dal Medio Oriente, dall'Africa, dalla Sicilia, che si gioca la partita in campo aperto fra cosche mafiose. Una partita che si è estesa negli ultimi tempi ad una posta altrettanto consistente, gli appalti per la realizzazione della base NATO di Isola Capo Rizzuto, destinata ad accogliere i cacciabombardieri americani F-16. Storia, cultura, potenzialità, ma anche tantissime contraddizioni. È su questo terreno dunque che la nuova provincia dovrà misurarsi. Ma qual è il progetto politico per Crotone provincia? Potrà questa città, questa provincia, domani svolgere un ruolo trainante all'interno della regione? Sentiamo il sindaco Giancarlo Sitra. Ma certamente sì, Crotone ha già svolto nel recente passato e anche nel presente, continua a svolgere un ruolo positivo nella regione nostra, caratterizzandosi come anomalia positiva della Calabria. Questo grazie a un forte tessuto sociale democratico, qui ne abbiamo una prova, i lavoratori dell'Enichem, ma che è cresciuto intorno al mondo del lavoro in generale e ha garantito un processo di sviluppo economico e civile della nostra città. La stessa meta della provincia, un riconoscimento di tutta la Calabria a questa peculiarità positiva della nostra città. Noi vogliamo concepire la provincia non come un punto d'arrivo, ma come un punto di partenza per ridisegnare un nuovo processo di sviluppo che faccia passare Crotone dallo sviluppo al progresso. Su questo terreno, sulla base della nostra cultura, delle nostre origini, della nostra tradizione, delle nostre risorse, noi vogliamo costruire una nuova fase politica per la città di Crotone che serva a trainare l'intera regione Calabria per uscire dal degrado più complessivo che questa regione purtroppo continua a manifestare. Ma cosa ne pensa la gente di Crotone provincia? Cosa si aspetta? È una sfida campanilistica, un motivo di prestigio, un salto di qualità sul piano istituzionale? Abbiamo registrato delle interviste, ascoltiamole. Per me Crotone provincia significherebbe portare un po' di lavoro, che non ce n'è, disoccupazione e tante altre cose, con un miglioramento politico pure. È una cosa essenziale per noi. Noi veniamo dalla collina, quindi Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Savelli, cose, quindi per noi è un vantaggio enorme. Che cosa vi aspettate da Crotone provincia? Ci aspettiamo un po' di tutto veramente, solo per il semplice fatto della disoccupazione che c'è qua, perché ognuno di noi, specie per i giovani, di avere una maggiore speranza di lavoro in più. Voi giovani che cosa vi aspettate? Io mi aspetto lavoro, progresso, mi aspetto molte cose. Speriamo che diventi provincia, perché non ci credo molto. I giovani qui sono tutti senza lavoro, la maggior parte dei giovani sono senza lavoro. Oltretutto si profila il fatto della Montedison che sta chiudendo, il guai della Pertusola e altre cose. Quindi questa provincia ci apre alcune porte che potrebbero dare un sospiro di sollievo a questi giovani. Qui è la città che langue proprio. Le fabbriche pare che non funzionano come hanno sempre funzionato, si parla di licenziamenti, si parla un po' di tutto, per cui penso sia una soluzione per i giovani, come diceva quell'altro signore là, che darebbe un pochino di lavoro anche a migliaia di persone, insomma. Io penso che Crotone è tutto lasciato così, c'è tante cose che non vanno e sarebbe una cosa giusta, diciamo, perché nei dintorni ha bisogno, i paesi vicini hanno bisogno di rinnovarsi, diciamo, però Crotone lascia molto a desiderare. Può darsi che con provincia migliori, non lo so. È una sfida campanilistica nei confronti di Catanzaro? Ma diciamo che per noi fa piacere avere una nuova provincia calabrese, non c'entra né Catanzaro né Reggio né Cosenza, è solo piacere dei calabresi avere ancora un'altra provincia quale Crotone. Oltretutto diciamo che Crotone, non per essere vanitoso in quello che è la mia città, ma penso che come posizione geografica si presenta molto bene, non solo nell'ambito turistico ma penso anche nell'ambito industriale. Speriamo che ciò avvenga al più presto possibile. Le considerazioni sono quelle che innanzitutto bisognerebbe svincolarsi da Catanzaro, perché Catanzaro, voi sapete, che non offre niente, vive su Crotone, sul circondario di Crotone, pertanto molta gente è costretta pure per una minima cosa a spostarsi su Catanzaro, anche se deve fare un'iscrizione all'università, deve fare più viaggi a Catanzaro, per cui
Lei capisce cosa vuol dire, cosa incide nella tasca di un genitore questo? Forte dunque, come avete sentito, la richiesta di lavoro e di servizi, servizi efficienti. Crotone Provincia avrà bisogno di strutture adeguate e avrà bisogno anche di personale. È pronta la città ad accogliere questa sfida? Visconte Frontera, vice sindaco e presidente della commissione consiliare per Crotone Provincia. Ma io ritengo che Crotone parte da lontano come istituzione a livello superiore, cioè di provincia, pertanto anche se il fascismo poi ci ha tolto quella sottoprefettura che doveva essere elevata a prefettura a suo tempo e ci ha ridotto a città, tuttavia i servizi sono rimasti quelli che potevano essere già come guida di un comprensorio storicamente, quello del Marchesato Crotonese. Noi abbiamo portato avanti un discorso molto serio su questa linea, abbiamo costituito sempre e tenuto in vita il Comitato dei Sindaci del Crotonese, abbiamo fatto uno studio molto serio, fatto da un istituto a livello internazionale, proprio per apportare quelle aggiustamenti, quelle modifiche, quei potenziamenti idonei a far sì che Crotone fosse a tempo preparata per accogliere questo nuovo livello. Crotone, lo avete sentito dalla scheda, è sede vescovile sin dal primo secolo dell'era cristiana. Qui la Chiesa ha sempre svolto un ruolo importante. Vescovo è Monsignor Giuseppe Agostino, presidente anche della Conferenza Episcopale Calabra. Monsignor Agostino, insolitamente in questa vicenda la Chiesa è rimasta in silenzio, perché? Ma prima di tutto perché questo è un fatto tecnico che non è di nostra competenza, se non per i risvolti umani, morali che può avere. Non è che noi non condividiamo, anzi, noi riconosciamo che Crotone ha dei, non solo per la sua storia, ma anche per la sua realtà attuale, come comprensorio, come prospettiva, riconosciamo che abbia una legittima aspirazione. Però il punto di riferimento nostro è, purché questa aspirazione abbia aspetti di, oltre che di fondamento, anche di costruzione per la crescita e per la promozione veramente del nostro comprensorio. Quindi noi sentiamo che come decentramento di servizi questo è più che necessario in una nostra terra come la Calabria, che è così vasta. Però purché sia un decentramento costruttivo, che non cada ancora nella frantumazione del vivere sociale. Ecco, in questo senso noi abbiamo fatto anche delle riflessioni culturali. Sul piano dei servizi, la Chiesa che cosa si aspetta da Crotone Provincia? Ma la Chiesa serve l'uomo e lo serve nello Spirito Santo, quindi entra al di là di tutte le strutture. Però evidentemente questa è un'area, a mio giudizio, che ha un grande potenziale, però non è molto servita, per esempio non è servita come viabilità, è tagliata fuori e marginata un pochettino dal resto della regione e del paese, quindi poi ha bisogno anche di saldare di più il centro con la periferia. E poi evidentemente tutti quelli che sono i servizi in riferimento, speriamo, all'ordine pubblico, ecco, i servizi per esempio sul piano scolastico, sul piano anche di una potenzialità e di una crescita per non restare sempre subalterni, perché ogni sviluppo a un certo punto, quando uno diventa piuttosto adulto, ha bisogno anche di saper camminare con i suoi piedi. Crotone, dicono le statistiche, è fra le città d'Italia per densità di popolazione con il più alto numero di tossicodipendenti, un'emergenza sociale allarmante, ma che secondo una recente indagine del sociologo Rocco Turi è in netta fase di regresso. Oggi la droga non si diffonde più parallelamente fra tutti i ceti sociali. La droga oggi interessa soprattutto come fenomeno in espansione, soprattutto i ceti sociali più emarginati, quelli meno istruiti, quelli più periferici della società civile. Oggi a Crotone vi è un nuovo fenomeno legato alla presenza futura, prossima, dell'installazione americana della base NATO.
Ecco, negli anni Ottanta possiamo dire con un termine molto freddo che gli assassini, gli omicidi rappresentavano, erano considerati un fatto quasi fisiologico. Invece negli ultimi tempi questo è andato sempre più aumentando. E allora possiamo spiegarlo con la lotta alla leadership per meglio gestire gli affari illeciti legati a questa presenza americana. Tre grandi realtà produttive, ma anche un tessuto di piccole imprese, fanno di Crotone il polo principale, il polo industriale principale della Calabria. Domenico Lucente, il presidente delle associazioni industriali. E quale impulso potrà ricevere il settore dalla provincia, da Crotone provincia? Quali le prospettive? Sentiamo. Ma sotto il profilo storico e economico della realtà crotonese, questa realtà si è diversificata sin dall'inizio di questo secolo, presentandosi col volto moderno dell'unico bacino industriale della Calabria. L'impulso che potrà dare alla provincia è una adatta e autonoma gestione per meglio rilanciare tutto e riequilibrare il riassetto economico e industriale del territorio. Quindi la provincia non è un pennacchio, ma è uno strumento urgente e necessario per armonizzare e concretizzare questi progetti. A noi non manca né la capacità né la volontà e il coraggio di fare impresa, però abbiamo bisogno di atti coerenti e ci sembrano atti non improntati alla coerenza quando attraverso un comunicato arido che annuncia un business plan cercano di cancellare 100 anni di storia chimica qui da Crotone, e questo è un fatto che noi imprenditori non possiamo accettare. Ma qual è il progetto di sviluppo per Crotone provincia? Come la strategia sindacale può coniugarsi con la nuova realtà istituzionale? Enzo Sculco è il segretario regionale della CISL. Crotone nuova provincia della Calabria, e questo è un traguardo storico che questa realtà ha perseguito da lungo tempo. Io credo che vi sia uno stretto rapporto fra le possibilità di sviluppo di questa realtà e la realizzazione della nuova provincia. In Calabria c'è un impianto istituzionale borbonico, inefficace, che ha realizzato delle periferie dimenticate come quella di Crotone. La realizzazione della provincia può essere una nuova condizione nella quale viene a trovarsi la classe dirigente di questa realtà per sostenere le prospettive di sviluppo, che soprattutto devono essere quelle che storicamente qui si sono realizzate, cioè lo sviluppo produttivo. Crotone è l'unica area della Calabria che ha conosciuto una prospettiva di sviluppo industriale. Qui si è consolidato un tessuto di imprese non solo esterno e di grandi dimensioni come Montedison, Pertusola, Cellulosa Calabra, ma anche di piccole e medie imprese che oggi hanno un momento di crisi e di difficoltà. Credo che questo processo di sviluppo vada aiutato, sostenuto e incoraggiato, e non v'è dubbio che realizzare qui un nuovo livello istituzionale, insomma, più vicino a questi bisogni, più correlato a questi bisogni, per tentare di programmare meglio lo sviluppo di questa realtà, soprattutto quello di carattere produttivo, sia una nuova condizione utile e positiva che consentirà a Crotone e al crotonese di poter raggiungere nuovi e più elevati traguardi. Crotone capoluogo dunque in dirittura d'arrivo, e mentre crescono attese e speranze, altre due città avanzano con forza la loro candidatura, Vibo Valentia e Castrovillari. Sarà questa in sostanza la sfida calabrese degli anni 90, una sfida sul terreno istituzionale per un modello di sviluppo sociale ed economico forte e credibile.